Ecco, è terminato il periodo pasquale con la festa di Pentecoste e adesso ci orientiamo verso la festa del corpo del Signore, che viene preceduto dalla festa della Santissima Trinità, che è domenica prossima. Ecco, tutta la nostra vita è liturgicamente disposta, in modo che la nostra vita sia veramente una liturgia di lode al Signore, un culto che noi tributiamo a Dio. È bene che noi viviamo nel clima della liturgia, perché se siamo sacerdoti del Signore, popolo regale, sacerdozio regale, popolo che deve offrire un culto al Signore, è bene che anche i tempi liturgici contrassegnino le nostre disposizioni interiori. Ecco, ci orientiamo verso la Trinità, che chiude in certa qual maniera il ciclo iniziato con l'Avvento. Poi avremo proprio all'inizio del tempo ordinario, dal tempo continuo, la festa del corpo del Signore, perché è il tempo in cui noi abbiamo così perennemente Dio in mezzo a noi e Gesù rappresenta il centro del culto. Ecco perché all'inizio del tempo ordinario troviamo Gesù, centro del culto permanente della Chiesa, e troviamo poi il cuore di Cristo, cioè quel cuore da cui è sgorgato il mistero della redenzione, che si perenna appunto nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Intanto prepariamoci alla festa della Trinità. Noi siamo stati segnati nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Siamo stati immersi nel battesimo nella Trinità e nel nome della Trinità usciamo da questo mondo. Proprio nella preghiera dei moribondi il sacerdote dice: o Santissima Trinità, questo fedele è stato segnato col tuo nome, ha fatto l'ingresso nel mondo nel tuo nome e adesso nel tuo nome esce da questo mondo. In realtà è così. La nostra vita cristiana si inizia con la Trinità. Nella formula battesimale abbiamo: ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. E poi noi viviamo continuamente questo mistero, siamo immersi in questo mistero, che professiamo tante volte inconsapevolmente, ma in realtà è così. Ogni volta che facciamo la croce, diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. E tutti i misteri cristiani c'è sempre presente la Trinità. Anche quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, in quell'Eucaristia c'è la Trinità, perché Gesù è sempre presente nell'Eucaristia e chiama la presenza necessaria per il mistero della circoncessione, la presenza del Padre e dello Spirito, perché le tre persone al di fuori della Trinità operano sempre insieme e stanno sempre insieme. Dove il Padre lì è il Figlio, dove il Figlio è lo Spirito, dove lo Spirito è il Padre e il Figlio. Per cui nella comunione giornaliera noi abbiamo un'immersione nella Trinità. Quando ci confessiamo, il sacerdote usa una formula trinitaria. Ecco, prima dice:
ecco, per il mistero della Chiesa, nel nome dello Spirito Santo. E poi io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Per cui sia in tutti i sacramenti, sia nei sacramentali che celebriamo, sia nelle devozioni private, sia quando così occasionalmente facciamo la croce, sempre noi viviamo la Trinità. Direbbe bene San Paolo, il quale citò davanti all'Areopago di Atene, un testo di Arato, il poeta del IV secolo a.C., in lui noi viviamo, siamo e ci muoviamo. Così il cristiano vive, si muove, respira nel mistero trinitario e che noi non personalizziamo la vita in questo mistero, cioè noi non viviamo spiritualmente, psicologicamente il mistero trinitario, mentre dovremmo vivere immersi nella Trinità perché alla Trinità apparteniamo e la Trinità noi portiamo. La Trinità che si trova in tutto il mondo, in tutte le dimensioni, perché tutto è segno trinitario. I santi vedevano la Trinità dovunque, anche in tutte le dimensioni, l'altezza, la larghezza, la lunghezza, le tre dimensioni di ogni cosa sono il segno della Trinità, perché Dio creando lascia l'impronta sua in tutte le cose. E c'è l'impronta trinitaria in tutte le cose, come il sole che dà luce, dà calore e dà vita. Ebbene che noi rinnovamento viviamo nella dimensione trinitaria, la nostra vita carismatica. Sì, è vero che noi siamo animati dallo Spirito, ma lo Spirito ci porta a Cristo e Cristo ci porta al Padre. Per cui la nostra dimensione spirituale è una dimensione trinitaria. Guai se non fosse così, rischierebbe di non essere una dimensione cristiana. E allora prepariamoci alla festa della Trinità. Come ci prepariamo? Guardando per un momento la Trinità. Nella Trinità abbiamo la pluralità delle persone. Sono plurali. Pluralità di persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, così anche nel nostro gruppo siamo pluralità di persone. La Chiesa, viene detta, è la comunione di persone riunite nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per cui la comunione trinitaria avviene anche qui sulla terra, nella comunione ecclesiale. Comunque questa comunione comporta pluralità di persone. Dio non sarebbe felice se fosse soltanto uno, invece è felice ed è vita perché appunto è Trinità. Noi formiamo un gruppo dove abbiamo pluralità di persone. Le persone sono uguali e distinte. Uguali e distinte. La persona del Figlio non è la persona del Padre, e la persona dello Spirito non è quella del Padre o del Figlio. Sì. Tutti e tre vivono l'unità, cioè Dio è sussistente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito Santo, abbiamo tre sussistenze, ma un unico Dio. Così anche noi siamo persone, persone umane, persone cristiane, cioè battezzate, siamo uguali e distinte. Ognuno di noi ha una incomunicabilità, nel senso che la persona è incomunicabile, come in Dio il Padre non sarà mai il Figlio non sarà mai il Padre, così ognuno di noi è qualcosa di irripetibile, di Matteo, di Calogero, di Pina, di Francesco,
se da meno al mondo non ce n'è stato uno fino a questo momento, non ce ne sarà un altro. Siamo così, non stampo ripetibile, ma siamo opera d'arte irripetibile. E siamo uguali e distinte. Siamo distinte perché ognuno di noi ha la sua quiddità, ha qualche cosa di particolare, la sua individualità, non solo, ma ha qualche cosa di particolare, di proprio, che gli altri non hanno. E poi siamo uguali, uguali, perché siamo tutti figli del medesimo Dio secondo la natura e soprattutto figlie dello stesso Padre secondo la natura divina. Tutti siamo stati generati dall'unico Dio, nel Figlio, per cui abbiamo tutti un'uguale dignità. Tutti siamo partecipi in Cristo del triplice munus, del triplice ministero di Cristo. Tutti siamo sacerdoti, re, profeti. Tutti siamo come il Figlio di Dio, per cui questa dignità dobbiamo riconoscerla in noi e negli altri. Riconoscerci figli di Dio, sacerdoti, re, profeti. Anche il bambino nato di fresco, battezzato di fresco, è il sacerdote, re, profeta. E bisogna riverire in lui l'immagine del Figlio di Dio. E in questo non ci sono distinzioni umane. Le distinzioni umane, le categorie umane ci dividono come tra i figli degli uomini, ma tra i figli di Dio queste distinzioni non ci sono. Sì, abbiamo delle distinzioni che vengono dagli uffici diversi che noi facciamo, che noi occupiamo, dei posti diversi, però come dignità di base siamo tutti uguali. Però come nella Trinità il nostro posto è diverso e bisogna che rispettiamo questo posto. Il Padre sta sopra, il Figlio sotto, lo Spirito Santo sotto. Cioè il Figlio è a servizio del Padre, lo Spirito è a servizio del Figlio. Lo Spirito procura la gloria del Figlio, il Figlio procura la gloria del Padre. Però il Padre manifesta il Figlio, il Figlio manifesta l'opera meravigliosa dello Spirito. Quell'ordine che noi conserviamo, Padre, Figlio e Spirito Santo, realmente esiste nella Trinità. E così anche tra di noi, lo diceva Paolo, parlando del corpo mistico, e parlando dei diversi ministeri, altri signori apostoli come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come dottori, altri come pastori, che forse tutti sono apostoli, no? Che forse tutti fanno miracoli, no? Che forse tutti parlano lingue, no? Ognuno ha il suo dono, la sua funzione, ed è nella funzione che esplicita che c'è il suo valore, la sua ragione d'essere, e ognuno deve conservare il suo posto, la sua funzione. Guarda, quando il piede vorrebbe fare l'occhio, o quando il fegato vorrebbe fare da cuore, c'è la rovina. L'occhio fa da occhio, perché l'occhio può vedere, il piede non vede. Il piede fa da piede, l'occhio non può fare da piede perché il piede cammina. La sua funzione secondo quella che è stabilita, ognuno ha la sua funzione. Esercitando bene la nostra funzione, noi facciamo sì che il corpo sia compatto e vitale. Siamo l'immagine della Trinità. Le tre persone divine sono uguali e distinte, ognuno occupa il suo posto, però lavorano insieme. E tra loro la massima concordia. Il Padre niente fa senza il Figlio. Il Figlio niente fa senza il Padre. Lo Spirito niente fa senza il Padre e il Figlio. Tutti e tre insieme, non di accordo nel senso fai tu, io c'ho un occhio, no. Tutti e tre insieme. Tutto quello che viene operato, opera il Padre, opera il Figlio, opera lo Spirito Santo. Sebbene un'azione venga attribuita principalmente a una persona, però tutte e tre le persone operano insieme.
così la creazione. È il Padre che crea, però concrea anche il Figlio, concrea anche lo Spirito. Noi lo chiamiamo Spirito creatore e vivificante. E così la redenzione opera del Figlio. Lui è morto nella natura umana, però è opera del Padre e opera dello Spirito. Così la santificazione è opera dello Spirito santificatore, ma il Figlio e il Padre che con lo Spirito ci santificano fanno tutto insieme. Pensano insieme, sentono insieme, operano insieme. Così anche noi. Ecco l'insegnamento che ci dà la Trinità. L'insegnamento è di rispettarci gli uni gli altri come persone divine, di rispettare il ruolo di ognuno secondo il posto che ognuno occupa, non occupando il posto degli altri, rispettando l'opera degli altri, ma operando sempre insieme in mutua concordia. E allora se noi facciamo come la Trinità, il nostro gruppo sarà meraviglioso, stampato proprio sul paradigma, stampato sulla forma della Trinità, sarà un gruppo vitale. Alleluia. Sulle nubi ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che era e che viene l'Onnipotente. Signore, tu sei l'Onnipotente, tu sei il principio e la fine, tu sei colui che è venuto, che viene e che verrà. Tu sei sempre in continua venuta verso di noi. Sei venuto a visitarci, spaccando il cielo. Vieni ogni giorno, vieni continuamente ogni giorno e verrai nell'ultimo giorno a prenderci. Ogni cosa ha principio da te, ogni cosa ha termine in te. Tu solo sei l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Fa che noi guardiamo a te, siamo immersi in te e non ci curiamo di noi, che siamo come le onde del mare che si increspano e dopo qualche minuto non esistono più. Queste sono le generazioni degli uomini. Sono il mare che ondeggia, che si increspa, che muta. Il mare resta, ma le onde passano. Così siamo noi, o Signore. Benedicici, o Signore, questa sera, e fa che noi abbiamo il senso della nostra caducità e il senso dell'eternità. Beati coloro che si immergono in te. Grida, grida, ogni carne è fieno, e il fieno cade quando soffia lo scirocco, ma la parola di Dio, questa rimane in eterno. Alleluia. Ecco, c'è una parola del Signore innanzitutto, in Filippesi 2:1-4. Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Signore, tu ci insegni qui l'unione. Tu vuoi che tutti corriamo verso l'unità e rendiamo questa nostra comunità gioiosa per l'unione dei cuori. Fa che ci umiliamo gli uni verso gli altri, che nessuno agisca per spirito di rivalità, ma tutti siamo sottomessi gli uni agli altri, che tutti siamo coscienti che gli altri sono superiori a noi. Quando c'è, Signore, questo spirito, allora si regna in mezzo a noi la pace. Doni questo spirito,
Ma se non ci sono questi sentimenti, regna sempre la carne. La carne che si ribella sempre. Allora l'uomo vecchio ferito si ribella. È impossibile ogni ammonizione, è impossibile ogni correzione, perché l'uomo vecchio si ribella. Signore, ti chiediamo il trionfo dell'uomo nuovo nell'umiltà, nella carità, nell'accettazione vicendevole. Gloria e gloria a te, oh Signore. E una parola per una persona. Ma Dio può riscattarmi? Mi strapperà dalla mano della morte? Se vedo un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa, quando muore con sé non portare nulla, ne scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato, ti leveranno perché ti sei procurato del bene, però andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. È un ammonimento per un uomo che vuole nelle ricchezze, nel star bene, la sua felicità, ma tutto passa con la generazione degli uomini. E guai chi arricchisce delle cose di questo mondo, perché si troverà poi senza nulla in mano quando si presenterà al tribunale di Dio. Sarà ben presto dimenticato dagli uomini e neanche sarà annoverato tra i figli di Dio, come le polone, dei quali non conosciamo neanche il nome, che passò, ma poi nell'altra vita ebbe tanto male, perché cercò di arricchire in questa terra e non arricchire per i regni dei cieli. Fratelli e sorelle, arricchiamo per i regni dei cieli, facendo del bene, spossessandoci delle cose nostre, spirituali e materiali, perché gli altri ne godono e perché l'unica gloria sia quella di Dio. Alleluia. Non cercate la gloria degli uomini che passa, è come fieno che secca, ma cercate la gloria di Dio che non passa, quella che si consuma nella conoscenza e nella lode, quella che si consuma nel servizio e nell'amore. Facciamo questa preghiera. E vorrei ricordare, fratelli e sorelle, che la preghiera deve agganciare la vita, deve essere espressione della vita che viviamo. Per essere autentica deve essere una preghiera artefatta, una preghiera aggiunta che non procede dalla vita interiore che viviamo, mentre la preghiera è espressione della vita che quotidianamente viviamo. È il modo di rapportarsi a Dio di una vita interiore intensa. Quanto più la preghiera è intensa, tanto più suppone che proceda da una profondità di vita, di unione con Dio. Guai se così non fosse, sarebbe una preghiera appiccicatrice, fabbricata, bella, gestita bene, ma non una preghiera autentica, quella che precede dallo spirito della persona. E vorrei che la preghiera agganci la nostra vita, ci trasformi, perché se la preghiera non ci trasforma, non è una preghiera alienante, non trasformante la vita. Siamo degli uomini strani, che hanno un modo strano di pregare. Non può essere la nostra preghiera alienante, ma deve essere concreta e deve portare i suoi frutti, deve agganciare la vita.
cui noi parliamo della Trinità, abbiamo pregato nel nome della Trinità, quello che si è detto della Trinità deve scendere nella vita nostra, il senso della fratellanza, il senso dell'uguaglianza, il senso della concordia di mente, di cuore, di operosità. La vita del nuovo uomo in Cristo Gesù, perché se dopo la preghiera noi restiamo quelli che siamo e continuiamo a vivere la nostra vita umana, quella è una preghiera fatta a sé, è un fiore così di carta, bello, posto lì a governare, che non si può ammirare, ma non è il frutto della vita, quella bella rosa. Le vigilie che viviamo non nascono dalla terra, ma sono lì, poste, fabbricate, messe ad adornare. La preghiera non è ornamento di un gruppo, non è una, diciamo, un modo di fare del gruppo, non è una scena bella del gruppo, non è una cosa edificante del gruppo, ma è una vita che esprimiamo, una vita, è espressione di vita, è incremento di vita. Domandiamo al Signore che la preghiera pensi nella nostra vita e ci trasformi ad immagine della Trinità. Alleluia. Canto numero 437. Signore con gioia, lodate la sua maestà. Gloria, onore e potenza, diamo al nostro Signore. Lode, salvezza e grazia al nostro Salvatore. Cantate al Signore con gioia, lodate la sua maestà. Con gioia